Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone, anche oggi qua con voi con un nuovo video di Clash Royale. Oggi andiamo a vedere alcune carte che ho maxato in attesa del nuovo livello 14 che sta per arrivare con il prossimo aggiornamento. Mi riferisco alla macchina volante, ai maiali Royale e al pescatore. Tre carte che ho deciso di inserire in questo deck, anche gli scaricuccioli ho maxato nell'evento Slash Royale, quattro carte che ho deciso di inserire insieme ad altre quattro che invece conosco molto meglio a livello maxato: Peccone, Mago Elettrico, Fireball e attenzione, ho voluto inserire anche il Fantasma perché secondo me è super interessante da giocare per deviare un pochettino gli attacchi dell'avversario. Fantasma che non è maxato, unica carta in questo deck a livello 11. Attenzione perché lui gioca subito un Ogre Rider, noi siamo obbligati abbastanza rapidamente a giocare i nostri scaricuccioli e nel momento in cui abbiamo tolto l'Ogre Rider partire immediatamente con 4 maiali Royale. Vediamo se ha il Gran Cavaliere, 2 vanno alla torre, 2 vanno al cannone. Lui si è giocato anche le freccioline, quindi ha deciso di pallafuocare i miei scaricuccioli e c'è un maialino che al 13 è davvero potentissimo. Mamma mia ragazzi, come se l'è mangiato la sua truppa, la sua torre. Ripartirà con log, un classico attacco, verrà congelato, ma non è un problema in realtà perché comunque macchina volante che aveva già loccato log rider può togliere il problema. Giochiamo un mago, oddio, un mago elettrico dietro. Mago elettrico e peccone. Peccato che il mago non è andato sul cannone, ma questo ha evitato con il retarget che venisse toccato il pecca. E poi possiamo tranquillamente andare alla distruzione lenta e devastante delle sue truppe, delle sue torri. Mamma mia, infermabile ragazzi, infermabile. Mago elettrico che si rivela veramente essere una carta troppo esagerata giocata in combo con un tank come potrebbe essere l'Ogre Rider. Fantasma che invece può tranquillamente sfruttare. Orca misera, non ho visto che ha giocato il Gran Caballeros. Questo è un bel problema, attenzione, il Gran Caballeros può dar fastidio. Lo toglieremo comunque con il nostro pescatore. Cercheremo di portarlo più centrale all'area di gioco, proprio così, in modo che venga loccato da due torri. Di nuovo scaricuccioli, verranno pallafuocati purtroppo, ma il pescatore potrebbe togliere l'Ogre Rider che quindi non tira neanche una hit. Mamma mia che combo devastante ragazzi, mamma mia, mamma mia. Avanti ancora, cannone per lui. Personalmente non farei nulla, giocherei semplicemente un mago elettrico. Aspetto che lui faccia la sua mossa, ma a 10 di Elisir, giù con i maiali. In realtà gli sto semplicemente facendo perdere tempo, non ho intenzione di buttargli realmente giù la torre di destra, non avrebbe molto senso rischiarsela. Scaricuccioli, vediamo se lui va a pallafocarmi esatto la macchina volante, cosa che io pensavo. E infatti ho giocato gli scaricuccioli dall'altra parte che possono tranquillamente tenere botta. Oddio, oh, no, ho miscliccato un pochettino il fantasma, ma non è un problema, abbiamo veramente una combo devastante, mago elettrico e scaricuccioli che non permettono all'Ogre Rider praticamente di muoversi, quindi la partita è praticamente a senso unico. Pescatore lo giochiamo dietro e poi con un pecca centrale andiamo a vincere questa prima partita, direi anche abbastanza tranquillamente. Intanto ve lo ricordo sempre, se vi piacciono i miei video di Clash Royale, un bel pollicione in su ragazzi, non dimenticatevi di cliccare il cuoricino e lasciate un commento, ci tengo tanto. Dai, contro Titus dei 94 clans. Attenzione. Fantasma sul ponte, sempre un attacco un po' sul chi va. Attenzione, questo gioca la capanna goblin. Poi il draghetto. Vado con uno stregone elettrico. Fantasma che comunque sta facendo la sua porca figura, nonostante sia a livello 11. Peccone sul Giant. E non ho caduto purtroppo anche dal drago. Toglielo. Diciamo che sia la torre purtroppo a pensare al suo barile goblin. Questo mi permette di ripartire con un attacco abbastanza importante. Guardie per lui. Ma qua il trucco è andare con i maiali adesso. Adesso perché se il maiale riusciva a passare leggermente davanti alla torre sarebbe stata una combo devastante. Strega nera per lui, ma noi abbiamo quattro maiali che stanno
andando in una maniera veramente devastante. Come vedete, sì, abbiamo subito un certo danno dalla sua capanna Goblin, ma alla fine niente di esagerato. Questo ci è valso una torre. Lasciamo pure... Ok, adesso partirei con Scaricuccioli per fermare un attimino la combo che si potrebbe generare e che potrebbe dare abbastanza fastidio. Fantasma Royale sopra la sua capanna Goblin. Scaricuccioli perfetto. Il Goblin Lanciere si è spostato e noi abbiamo, con il Fantasma, ricordo, all'11 tolto anche la struttura che secondo me è la sua chiave di volta del deck. Pescatore a sinistra. Questo è semplicemente per... perdere un attimo di tempo, potrebbe giocare tranquillamente un gigante in combo con il drago, eccolo qua infatti, Giant di prima, un pochettino più indietro, vorrei esatto che non fosse toccata la macchina volante, togliamo subito il gigante, subiremo un po' di danno qua dal barile, però, attenzione, perché la macchina volante in realtà si era già rigirata, aveva già fatto un retarget sui tre goblin che venivano spawnati, e qua, maiali royale sul ponte. Violentissimi. C'è solamente una torre che ha locato. Ok, ci può stare. Qui la giocherei in questo modo. Scaricuccioli. Pescatore che sposta il pescivendolo, che prende il gran cavaliere. Macchina volante. E quel gigante potrebbe dare un po' fastidio, eh. È fondamentale che il Pekka mi venga in soccorso. Giocherei anche un fantasma, non si sa mai. Qua mi sa che va giù la torre, peccato. Bravo, molto bravo, molto bravo. Macchina volante che comunque stava già loccando. Io a 9 giocherei la mega combo. Mago elettrico e maiali. E andiamo. Cacchio. Ok. Però c'è un fantasma che sta loccando. Giocato male questo pescatore. Oh, qua la situazione è molto più pericolosa. Bravo. Però c'è un peccone che va a chiudere. No, non va a chiudere. Oh my god! No! Ha giocato le guardie sul peccone, ho fatto il retarget! Qui stava perdendo la torre centrale, ragazzi! Qui stava perdendo la centrale! Mamma mia! Contro Roy del clan I-Goblin! Non so se sia I-Goblin, ora sinceramente non so se sia italiano oppure no! Mamma, che sfortuna! Oddio. Attenzione, perché io volevo giocare i maialini adesso. Freccia sui miei poveri scaricuccioli. E poi vengono tolti senza nessun problema. Lasciamo che ci spensi la torre qui ad agganciare il suo stregone. Perdiamo un maiale, ne perdiamo due, ma uno riesce ad andare a segno. Mamma mia, che devasto anche. Mago elettrico sul suo draghetto. Mago elettrico che poi può andare... Vediamo se viene counterato. No. Uno. Un altro. Due. Mamma mia, ragazzi, il mago elettrico al 13 fa paura. 3048 la sua torre in alto a sinistra. 3023 la mia. Macchina volante di nuovo. Avevo pronto il peccone per qualsiasi suo attacco. Tranne per questo. Scaricuccioli. Veloci, 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 ragazzi. Veloci, ragazzi. Perfetto, perfetto l'attacco, perfetta la difesa. Draghetto, andiamo con i maiali, andiamo con i maiali. Vorrei che non li loccasse proprio tutti contemporaneamente. Infatti, gli scaricuccioli possono andare a fermare l'attacco del drago in una maniera veramente devastante. E i maialini portano la torre a 1484. Attenzione però alla sua mongolfiera, che è veramente pericolosa. Io personalmente mancano un minuto alla fine della partita. Giocherei nel per due il peccone. Ok. Dobbiamo obbligatoriamente tenerci... Veramente questo vuole giocare così? Ma... Fireball per portarla indietro. Non aveva senso giocare gli scaricuccioli, li avremmo persi. Andiamo adesso. Mago elettrico, lui avrà, esatto, l'orda. Io spero che venga tolta un po' l'orda. E qua c'è un sacco di truppe che stanno in realtà entrando con una certa violenza. E adesso l'attacco che ci interessa. E adesso Fireball. Giù con la torre, due macchine volanti. Ma il problema arriverà
Devo obbligatoriamente giocare gli scaricuccioli. Già. Era ovvio che succedesse. Era ovvio. Maiali Royale piuttosto li giochiamo a destra. Ci sta. Non era possibile fermarla. Porca miseria, dobbiamo ricominciare tutto da capo. Che fatica. Fireball di nuovo. E cosa mi fai? Gli effetti a sorpresa alla fine del game. Peccone sui suoi barbari scelti. Mangolfiere secondo me arriva centrale. Questo peccone dovrebbe, deve farci vincere la partita però, Maiali dietro. Macchina volante. È sempre strafastidiosa quell'orda, ragazzi, Giocherà la... Pensavo giocasse la mongolfiera adesso. Invece mago elettrico che può andare. No, questo non va bene. In realtà sì, non è un problema. Il peccone li tiene bene questi danni. Li tiene bene. Ok, vai. Che pesantezza queste frecce. Fantasma. Maiali. Mago elettrico. Sto giro se li è bruciati però. Macchina volante. Non avrebbe dovuto secondo me giocarli centrale. Di nuovo scaricuccioli. Secondo me se li è bruciati. Let's go. Avrebbe dovuto giocarli sul suo ponte. Insomma, ragazzi, questo deck non è affatto difficile da giocare. A me personalmente piace tantissimo. Spero che vi stiate trovando bene anche voi. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!